Se la Chiesa non riceve il fuoco dello Spirito Santo o non lo lascia entrare in sé, diventa fredda o soltanto tiepida, incapace di dare vita, perché fatta da cristiani freddi e tiepidi. Così Papa Francesco, prima della preghiera dell'Angelus, recitata dalla finestra del Palazzo Apostolico che dà su Piazza San Pietro, con i numerosi pellegrini. Commentando il Vangelo domenicale, che parla dell'insegnamento di Gesù ai discepoli, il Pontefice ha sottolineato le parole «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra». Gesù, ha spiegato, desidera che lo Spirito Santo divampi come fuoco nel nostro cuore, perché solo partendo dal cuore che l'incendio dell'amore divino potrà svilupparsi e far progredire il regno di Dio. La Chiesa, cioè tutti noi, Chiesa, ha bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo per non lasciarsi frenare dalla paura e dal calcolo, per non abituarsi a camminare entro i confini sicuri. Questi due atteggiamenti portano la Chiesa a essere una Chiesa funzionale, che non rischia mai. Invece, il coraggio apostolico che lo Spirito Santo accende in noi come un fuoco ci aiuta a superare i muri e le barriere, ci rende creativi e ci sprona a metterci in movimento per camminare anche su strade inesplorate o scomode, offrendo speranza a quanti incontriamo. Dobbiamo diventare sempre più comunità di persone trasformate dallo Spirito, ha aggiunto Francesco, dal cuore dilatato e dal volto gioioso, capaci di commuoversi e sostare davanti ai disagi e alle povertà. Perché la Chiesa non ha bisogno di burocrati e di dirigenti funzionari, ma di missionari appassionati, divorati dall'ardore di portare a tutti la parola di Gesù e la sua grazia.